Appassionati di calcio, siamo con mister Alessandro De Rosis. Allora, un'estate che certamente regalerà molte sorprese. Le squadre in questo periodo si riorganizzano, ci sono delle telefonate, ci sono dei contatti, dei colloqui. Dopo la parentesi dell'anno scorso con lo Juvenile in promozione, sicuramente ha voglia di tornare in pista ed allenare. Sì, buonasera a tutti. Sicuramente sì, caro Matteo, siamo da 7 mesi fermi ai box, quindi ho visto qualche partita l'anno scorso, però chiaramente avrei grande voglia di tornare ad allenare. Ci sono dei contatti, c'è un'estate che si preannuncia un po' calda, diciamo, meglio così, sarebbe anomalo il contrario, penso. Possiamo dire che comunque nelle ultime stagioni, sia con il Marina di Schiavonea che con lo Juvenilia, ci sono state tante belle partite. Poi magari a volte anche dei rapporti che si sono conclusi in maniera burrascosa, però diciamoci la verità, poi è finita lì. Anche con l'Audace Rossanese eri nei piani alti della classifica, sono stati i contrasti della dirigenza, più o meno lo stesso film anche con lo Juvenilia, anche se poi credo che i rapporti si siano sempre mantenuti nelle giuste linee, diciamo. Sì, alla fine con lo Juvenilia, col presidente, ci sentiamo quasi ogni settimana, ma già da quando sono stato esonerato, quindi non abbiamo avuto mai nessun, con lui personalmente, nessuno scherzo, nessun rancore. Ecco. Ci sono state delle polemiche con qualche giocatore, perché ho sempre detto che la colpa è stata sempre dei giocatori, mai parlato male della dirigenza. Questo penso che è stato un fatto molto chiaro e indiscusso, per cui sì, con lo Juvenilia abbiamo fatto belle cosette, abbiamo fatto belle partite, con lo Schiavone abbiamo fatto anche un bellissimo lavoro, per cui adesso aspettiamo quello che verrà prossimamente. Ecco. Nel calcio dilettantistico spesso hai preso delle posizioni chiare, ora parlavi magari colpa dei giocatori, parlavi di singole partite, perché ti sei sempre, diciamo, preso le tue responsabilità quando eri in panchina con la squadra. Spesso hai parlato di addetti ai lavori che non sempre fanno il bene delle società, mentre magari poi con i presidenti, con i giocatori, diciamo, simboli dei posti dove hai allenato, hai sempre mantenuto buoni rapporti. Questo mondo del calcio ha varie sfaccettature. Ma è bello così, caro Matteo, perché comunque c'è sempre qualcuno che vuole emergere, qualcuno che vuole prendere il tuo posto, qualcuno che vuole screditarti agli occhi degli altri, ma questo lo sappiamo, il mondo del calcio, il mondo in generale anche del lavoro, che è così, per cui non è una novità questa. E il problema è chi ci crede, chi abbocca questi ami, diciamo, ecco. Però finora, diciamo, mi sono difeso abbastanza bene, per cui l'importante è che io amo questo sport, lo faccio per passione, per cui va bene così, ecco. Noi abbiamo spesso visto tante partite nelle quali, diciamo, tu sei stato protagonista come tecnico. C'è una partita che ti ha regalato particolari soddisfazioni? Magari una squadra che non era nelle migliori condizioni, una formazione rimaneggiata e poi alla fine invece c'è stata magari la vittoria che ha sovvertito il pronostico? Sì, se parliamo del recente campionato, al Cotronè abbiamo fatto una bellissima partita, siamo andati a pareggiare 0-0. E poi alla fine abbiamo rischiato anche di fare il colpaccio. Il Cotronè quest'anno poi ha staccato il pass per l'eccellenza. Sì, ha staccato il pass con l'eccellenza, ma ricordo che anche con l'Audace Rossanese lì a Cotronè stavamo facendo il colpaccio all'epoca. E sicuramente con lo Schiavone c'è stata una partita in particolare con Cetraro e anche la partita del derby vinta del 3-2 alla fine, ma anche quella con Cetraro, due partite bellissime, per cui sì, ci sono queste partite che lasciano la storia secondo me nel mondo del calcio. Noi abbiamo seguito tante voci incontrollate, c'è qualcuno che ti dà vicino allo Schiavonea, qualcun altro che parla di un tuo magari possibile ritorno con lo Juvenilia, perché comunque ci sono stati anche dei buoni rapporti anche dal punto di vista umano con parte della dirigenza, eppure qualche altra società con la quale hai avviato qualche colloquio. Ora non lo so se vuoi fare i nomi delle altre squadre con le quali ti sei incontrato, anche magari non lo so, visto che si fanno tanti sondaggi con tanti tecnici, comunque ci sono anche gli impegni lavorativi, come sceglierai un pochettino, diciamo? Allora, sicuramente ho avuto diversi contatti, per cui ho avuto diverse chiamate da 2 o 3 società importanti che mi hanno cercato, ma già da 2 o 3 mesi che mi stanno cercando. Sicuramente, vabbè, con lo Juvenilia potrebbe, non lo so, potrebbe esserci anche un ritorno allo Juvenilia, come potrebbe esserci anche un ritorno allo Schiavonea. Non ce lo dimentichiamo che io ho troppi impegni lavorativi, per cui devo decidere in maniera molto
chiara e tranquilla, perché per prima viene il lavoro e poi viene il calcio, quindi devo anche far conciliare gli impegni di lavoro che ho con il calcio, perché è importante anche questo, ecco. In conclusione, come hai fatto nelle ultime 3 o 4 stagioni, al momento della firma del contratto vorremmo essere i primi, visto che comunque ti ospitiamo spesso con piacere. Sì, Matteo, sarei il primo a saperlo sicuramente. Penso che ci vorrà qualche altro giorno perché devo decidere in maniera tranquilla, però sicuramente il primo a saperlo sarei tu, sicuramente. Allora, noi ringraziamo il tecnico Alessandro De Rosis, un saluto a tutti quanti voi amici sportivi che ci seguite.